passato tipo 10 minuti a girare un posto, forse una festa, ma non si è capito bene. E quindi adesso ci fermiamo al Circolo Crunch, che sembra che ci sia aria. Abbiamo avuto poi di tutti i tipi, gente che ha superato la Siberia, eccetera. Ma adesso abbiamo colui che è stato così con Pasolini. Allora ragazzi, sto arrivando anch'io. Ci puoi dare la definizione di poeta utilizzando solo tre parole? Pensando a questa serata, dici? In generale. Un genio senza senso. Pomposo, egocentrico e insulso. Autentico, ipocondriaco e perennemente innamorato. Qual è la tua birra preferita? La Ciuff. Quelle da pasto antiche, tipo vecchia scuola, anni 80. Ora ragazzi, sto arrivando anch'io. Secondo voi uno street artist è un poeta? No, è un artista. Vicino a Trastevere c'è sta quel sottopassaggio dei treni dedicato a Crash Kid, no? Che è morto, era un grande B-boy. E quelli che hanno fatto i murales dedicati a Crash Kid, sì, sono degli artisti. Quelli che ci hanno scritto dopo solo per mettere il nome loro, no. Io no. E ultima domanda, qual è il vostro colore preferito? Ah, il granata, assolutamente, il granata. Non il khaki. No, il granata, il granata. È il colore del vino, della barbera, della passione, del viscerame lorchiano, di Garcia Lorca. Erano tutti del toro, erano i più grandi poeti. Silvia Plath era del toro prima di suicidarsi, Pavese era del toro, Emanuele Carnevali era del toro, Larkin era del toro, Alda Merini era del toro, Anna Saxton era del toro, tutti i poeti suicidi erano del toro. Io non sono degno di loro, però sono del toro. Per me il blu cerchiato a questo punto, vaffanculo. Io sono daltonico. Il blu. Io dico il blu. Rosso e nero. Rosso e nero. Quello dell'anarchia. Bello. Turchese. Bello. Okay. Grazie. Perfetto. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Sono stato bravo. Molto bravo. Un ragazzo giovane. Molto giovane. Ora ragazzi, sto arrivando anch'io.